Ciao a tutti bruttissimi, questo è Electric, ma soprattutto qui dietro a me questo è Electric Topi, che si pronuncia e oggi facciamo un altro disegno che lui creerà e io trasformerò in stile realistico, diciamo. Ci provo e facciamo partire l'intro con un po' di bottigliate classiche. Bene, quindi Electric Topi ha finito il disegno. Io posso intuire di che si tratta appena appena. Vedo che è umanoide innanzitutto. Questa volta non è un lupo, non è un mostro, non è un robot. Anche perché già abbiamo fatto ben due robot. Eccolo qui, caruccissimo. E adesso noi prima lo ritagliamo e poi lo andiamo a ridisegnare. E Electric Topi mi spiegherà che cosa ha combinato qui. Mi spiegherà cosa sono gli accessori, l'armatura o quello che vedo. Ovviamente ci sono altri aiutanti qui, perché lui ha questa fissa che se il design non è al top, cioè il design non è al top se non metti due aiutanti volanti. Ok, comunque sia, iniziamo il disegno. Quindi prima di tutto attacco il tuo disegnino qui, così almeno ho chiaro lo spazio che ho a disposizione. Gli aiutanti volanti, abbiamo tutto pronto. Bene, quindi io inizierei. Che cos'è questo? È un ragazzino che ha preso tutte le cose del padre, della mamma, per vestirsi. Per vestirsi? Sì, da sole. Ah, quindi un bambino che ha preso l'abbigliamento dei genitori per travestirsi. E davanti alla faccia che cos'ha? Una maschera cos'è? Una maschera. Ma è di metallo, di che cos'è? Di metallo. Una maschera di metallo, mette quasi paura quindi questo disegno. Una maschera di metallo così non ci fa male dalla faccia, ecco perché. Ah, e questi sono coltelli? Coltelli? Sì. Per combattere? Tipo come quello lì che hai fatto con la mossa, come... Su Monster Hunter. Attenzione, scivolata e attacco volante. Monster Hunter! Quindi abbiamo un bambino, quindi intanto definisco il corpicino. Ma c'è pure delle corde. Sono delle corde che, insomma, ti sei ispirato a Bomberman anche questa volta, quindi. Sì, però non c'ho fatto l'antenna, ma l'occhio. Quindi, qui ha dei coltelli, delle armi comunque sia. E ne metto un'altra qui, sull'altra mano. Abbiamo detto che ha delle corde incrociate e ha i panni dei genitori addosso, quindi staranno un pochino larghi, no? No, e c'ho pure la crestina rossa come Bowser. Ah, c'è la crestina rossa? Ah, lo sai che facevano finta di giocare online. Quindi c'era. Facevano finta di giocare online? Online. Ok. E c'era questo coso qui per comunicare. Poi adesso non è per dire, ma se vuoi possiamo raccontare che tu hai iniziato recentemente a giocare online con Splatoon. E che preferisci, la tua arma preferita è il cecchino. E che davvero, devo ammettere che è davvero bravo con il cecchino. Perché voi no? Non è facile l'arma col cecchino, non so come mai tu sei così portato all'arma del cecchino. Mi fa piacere. In verità ho molto di tanti che con mirare. Allora, qui c'è l'occhio, cioè che tipo qui a cerchio, no? Di questa maschera, qui non lo è a cerchio, no? Perché è come se fosse stato attaccato due pezzi diversi, come se fossero stati attaccati due pezzi diversi. Parliamo bene l'italiano. Quindi maschera, eccola qui, e lui c'ha la crestina come Bowser, giusto? E c'ha la bocca tipo come un robot, ma non è maschera. Quindi eccolo qua, questo è un bambino armato fino ai denti, più o meno travestito, vabbè, abbiamo capito. Benissimo, noi adesso andiamo subito a ripassare, quindi... Ah, gli aiutanti. Questo che cos'è, una banana? Sì, una banana che porta una polpetta. Una banana che porta una polpetta. Una volta portava un sofficino, questa volta porta una polpetta. Giganterrima. Vabbè. Come quelle lì che mangiamo noi. Mangiamo le polpette giganti noi? Sì. E poi questo cos'è? Questo è tipo una medusa robot. Una medusa robot. Che fa il ballerino. Fa il ballerino. Con i suoi tentacoli. E la volevo chiamare Medusina. Medusina, la bambina piccolina. Bene, come al solito andiamo a ripassare con il nero. Inizio dall'occhietto. Bello bello.
l'altro occhietto, bello, bello. Che poi qui facciamo vedere l'occhio del bambino, sono tipo luci. Diamo la bocca robotica, la maschera. E abbiamo la Cristina che tanto volevi. La Cristina, bella, bella. È bella, bella. Molto, molto, ma molto, molto, molto bella. Molto, 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 ma molto, molto bella. Con che giochi? Amiibo. Con gli Amiibo? Di Papo? Molto, molto, molto bene. Come va fino ad ora? Va bene? Ah, c'è da vedere i colori, eh? Attenzione. Io questa volta voglio prendere un voto molto alto. Vorrei davvero spaccare questa volta, hai capito? Secondo te sto già spaccando o ancora non proprio? Vediamo i colori. Non ci aspetta sempre questi colori, eh? Sul momento della verità, a quanto pare. Quindi il ripasso è la parte più noiosa. Ma può essere divertente anche ripassare, lo sai? Se giochi un po' con lo spessore del tratto. Molto, 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 molto bene. Jigglypuff. Ti piace Jigglypuff, Papo? Ti piace Jigglypuff? Ti piace Jigglypuff? Oh. Ti piace Jigglypuff? Sì. Quanto da 1 a 10? 9. 9? Ma ti piace anche quando canta? Fa così. Strilla. Strilla, strilla, voglia. Strilla, picchia le persone, Jigglypuff. Pensa che va sempre da Ash e gli ficca le matite negli occhi. Non ci credi? No. Ma giuro. Jigglypuff. 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 So, io pulisco tutta la matita sotto e poi vado a ripassare ancora un po' di più e ti insegno a capire quando è che è carino rendere più spesso, più ciccio il tratto nero. Un bel modo è fare solo il contorno con uno spessore più ampio, più ciccio. A me in verità io non faccio mai il collo. E perché? Non ci penso mai. Perché sei un po' sciocchino. E io inizio a colorare, quindi vedendo i colori che ha usato Electric Topi, io inizierei dalla faccia. Però prima, questa volta voglio utilizzare un po' di luci, giocare un po' con le luci. In particolare, essendo un disegno un po' cubo e a me fa quasi ansia, utilizzeremo una luce rossa che viene da questo lato. Quindi vado ad applicare del rosso leggero dal lato in cui voglio che venga questa luce, appunto. E una volta applicato tutto questo rossore, tutta questa luce rossa, vado a riempire il resto degli elementi. Quindi io inizio dalla maschera. Sti capelli rossi rossi proprio. Rossi per essere rossi, mica per finta, mica per scherzo. Queste lame per qualche strano motivo sono blu e noi saremo fedeli, fedeli al disegno di Topi. Qui abbiamo un cappotto multicolore. Abbiamo del lilla qui sotto, quindi come sarà? Tipo è una scelta di design o non lo so, o sono delle toppe, chi lo sa? Che? Questo cappotto multicolore, Papa. Colori. Ti piacciono le cose multicolori? Qui abbiamo la medusa. Ci siamo quasi, abbiamo la medusa, poi la banana, abbiamo fatto l'aiutante medusa. Sembra quasi più il nome di un cattivo, però la medusa fa pensare sempre a qualcosa di cattivo, come l'aiutante tentacolo, forse più carino. Tentacolino, tentacoluccio. Aiutante Jigglypuff. Jigglypuff. Non ti sembra che strillava così tanto Jigglypuff? Ricordi male. Jigglypuff. Jigglypuff. Puff. Jigglypuff. 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 Vedi che anche tu sei scemotto? Basta dire Jigglypuff. Oh, è tutto il tempo che dici Jigglypuff. Hai rotto. Oh. 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 Jigglypuff. Te la sei inventata quella parola? Jigglypuff. Jigglypuff. Gigli puff puff gigli 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 puff. Abbiamo finito. Hai capito? Bella zi, hai capito? Abbiamo finito. Wow! Molto bene. Molto molto bene.
Bene, eccolo qui finito quindi il nostro bel disegno, che questo era il prima e il dopo. Io ho rovinato completamente questa piccola opera d'arte di Electric Topi, trasformandolo in qualcosa di molto più brutto ovviamente, perché il suo magari non voleva mettere ansia e paura, invece il mio sembra tipo uscito da un film dell'orrore. Non sei d'accordo? Sì, sta dicendo sì con la testa, perché non parla a quanto pare. Non ho sentito? Sì! Bravo. Allora, voto per questo disegno. Per la banana 9, per quest'altro 10. Vai, spara. Per la maschera 9. Per la maschera 9. Non so se hai capito. So se io sono il maestro delle maschere. Tu non lo sai, papo, ma quando io ero piccolo come te, io disegnavo solo maschere, prendevo tutti 10 disegnando maschere. E questa storia ovviamente è falsa. Quindi per la maschera 9. Mentre per la polpetta, che mi piace così tanto, le polpette 10. Per la polpetta 10, perché a lui piacciono tanto le polpette. Quindi, voto complessivo finale. Voto ti darò per la medusa 10. Per la medusa 10, ok, per tutto, per tutto. Voto finale. Voto finale 8. 8. Oh, siamo scesi, la via media sta calando. No! Comunque sia, grazie di essere stati con noi. Spero che vi siate divertiti. Se così è stato, ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Vi ricordo che le magliette sono in descrizione proprio con questo logo qua di impatto, è strafighissimo, ad alto impatto estetico, non so se hai capito. Puoi supportare questo canale in questo modo. Ma soprattutto ricordati che questo era Electric Brrr! E quest'altro ragazzo qua era Electric Topi. Ciao. こんにちは。ありがとう。こんにちは。怖い。こんにちは。ありがとう。こんにちは。怖い。こんにちは。おにち。こんにちは。怖い。こんにちは。ありがとう。こんにちは。怖い。こんにちは。おに。